Walter Grubissa, cittadino di Taranto, ambientalista combattente. Vediamo il suo impegno attraverso i social, la sua presenza costante alle varie manifestazioni. Da poco è ritornato a Taranto dopo un lungo periodo di lavoro a Roma, ma anche durante il periodo di permanenza capitolina ha fatto sempre di tutto per essere presente a queste manifestazioni. Manifestazioni importanti certamente, forse andrebbero anche realizzate al di fuori di Taranto, però c'è un problema a Taranto, la mancanza di unità. Qui bisogna mettere da parte le etichette, le coccarde tra vari movimenti e associazioni, ma fare una battaglia unica e unitaria per la difesa della vita contro la criminalità di Ilva e ArcelorMittal. Ma il risultato è quello che vediamo stasera, partecipazione scarsa, divisioni, interessi che poi alla fine prendono il posto della battaglia che dovrebbe... A volte le ragioni personalistiche poi prevalgono sul fare fronte comune. Esatto, la promessa di un incarico politico, di un posto di lavoro, di una sistemazione di qualunque tipo sia, fa sì che poi alla fine la gente abbocchi e si venda per 30 denari. Diciamo. Questo purtroppo è anche un triste parto. Triste parto della politica, però al di là di questo, queste sono certamente delle situazioni gravi, il condizionamento dell'elettorato, no? Attraverso le promesse in una situazione di assoluta miseria, di decozione appunto in cui versa il territorio, però un appello affinché, ripeto, ci sia il fronte unitario tra le associazioni. Io l'ho già detto precedentemente, non mi sta bene che Giustizia per Taranto, mi sta bene che Giustizia per Taranto abbia organizzato questa manifestazione, anche io sono qui presente, però avrei voluto anche che Giustizia per Taranto avesse firmato l'appello a Conte partito dall'Associazione Genitori Tarantini e poi sottoscritto da tante altre associazioni e oltre 1000 cittadini. Cittadini liberi. Perché non firmare questa lettera? Petizione a favore della vita e a favore della rinascita di questa città, che altrimenti rimane nel guado. È dal 2012 che si combatte, mi sembra che sia passato un po' di tempo, parecchi anni, ma pare che siamo al punto di partenza, non si riesce a trovare una soluzione e quindi io... Solito brocardo latino, divide e timpera, dividi e quindi domini, governi, questa è la realtà. Posso dire per l'importanza che ha la mia persona, comunque la mia personale lotta, o c'è unità o Roma e tutti i potentati economici faranno di questa città quello che vogliono, ma letteralmente quello che vogliono.